Ciao a tutti, in questa puntata parliamo dell'apertura del diaframma. Il diaframma è un meccanismo che si trova all'interno degli obiettivi e regola la quantità di luce che li attraversa. E il diaframma funziona un po' come l'iride dell'occhio umano, praticamente si stringe o si allarga aumentando o diminuendo il diametro dell'apertura dell'obiettivo. Cambiamo l'apertura del diaframma, il diametro dell'apertura del diaframma, modificando i valori di F. I valori di F sono dei valori come 1.4, 2.8, 5.6, 11 o 22. E valori di F più piccoli, come 1.4, indicano un'apertura del diaframma maggiore. Quindi a 1.4 abbiamo il diaframma che è più aperto. A F22 invece, a valori più alti di F, abbiamo un'apertura del diaframma minore, quindi il diaframma è più stretto, è più piccolo. E questi cambi di F modificano la quantità di luce che investe il sensore. Abbiamo detto nelle scorse puntate che quindi se andiamo a cambiamo i valori di F dobbiamo compensare con il tempo di scatto, in quanto a valori di F bassi abbiamo più luce, a valori di F alti come F22 abbiamo meno luce. Lo dimostriamo di nuovo velocemente questo, fotografando con l'esposizione corretta a F5.6, quindi mi terrò per tutte le foto di questo video, mi terrò a ISO 400, cambierò soltanto F e tempo di scatto. In questo caso sto scattando a 1/20 di secondo F5.6, quindi scatto la fotografia e la mia foto è venuta correttamente esposta. Scoprite adesso che davanti a me, da questa parte, si trova una chitarra rossa. Ok, e questo sarà il soggetto in questo episodio. Adesso ho scattato questa fotografia a F5.6. Se vado a F1.4 senza modificare il tempo di scatto, quindi rimanendo a 1/20 di secondo, di nuovo scatto, la mia foto viene sovraesposta, viene molto più luminosa di quanto dovrebbe essere. Mentre se vado a valori di F più alti, F22, mantenendo sempre il tempo di scatto a 1/20 di secondo, scatto la mia fotografia e vedo che è sottoesposta, praticamente è venuto tutto scuro, si vedono giusto qualche riflesso delle parti metalliche della chitarra. Adesso, questo è per quanto riguarda l'influenza che ha il cambiamento di valori di F sull'esposizione. Abbiamo visto negli episodi precedenti che se cambio un valore tra tempo di scatto, apertura del diaframma o ISO, devo bilanciare con gli altri valori. Quindi a F1.4, che viene una foto molto luminosa, sovraesposta, andrò ad accorciare il tempo di scatto, quindi andrò su tempi di scatti più brevi, mentre a valori di F più alti, in cui le mie foto vengono più scure, quindi ho meno luce, andrò ad aumentare invece il tempo di scatto, portandolo in questo caso arriverò quasi a 1 secondo per F22. Che cos'altro influenza la modifica dei valori di F, dell'apertura del diaframma? Modifica la profondità di campo. Prima di andare a spiegarla, ve la faccio vedere direttamente facendo un po' di fotografie. Allora, facciamo questa stessa fotografia che ho appena fatto, la faccio a F1.4, compensando questa volta con il tempo di scatto, quindi andrò a 1/320 di secondo. Scatto. E vedo che la mia foto è venuto tutto sfocato tranne la manopola del volume, e addirittura la fine della chitarra è così, si perde così tanto nella sfocatura che non riesco neanche bene a distinguere dove finisce la chitarra. Vado avanti con i valori di F, vado a F2.8. E vedo che cosa cambia nelle mie fotografie se vado a valori di F maggiori. Quindi vado a F2.8 e compenso il tempo di scatto, quindi vado a 1/80 di secondo, scatto, e scopro che l'area nitida della fotografia sta cominciando ad aumentare. Non è solo la manopola del volume a essere a fuoco, ma comincia anche il resto della chitarra a essere un po' a fuoco. Allora, incuriosito, aumento ancora di più il valore di F, vado a F5.6 e compenso il tempo di scatto a 1/20 di secondo. Di nuovo scatto la mia fotografia e
e comincio a vedere che ancora di più i dettagli cominciano a essere nitidi in questa fotografia. Quindi mi sposto da 5.6, vado a F11, sì, e vado a un quinto di secondo come tempo di scatto. A questo punto la chitarra è quasi completamente messa a fuoco e infine, giusto perché è il mio valore massimo di F, di apertura del diaframma, vado a F22 e devo compensare come tempo di scatto a 8 decimi di secondo, quindi sono quasi a un secondo di scatto. La mia macchina fotografica ha scattato per quasi un secondo e questa è la mia foto finale. Adesso rispetto alla foto fatta a F1.4 vedo che mantenendo l'esposizione sempre corretta, mantenendo sempre la stessa composizione, quindi non ho spostato la macchina fotografica, la differenza tra i due scatti è notevole in quanto a F1.4 riesco a distinguere la manovra del cambio del volume, un po' di altri dettagli, ma si perde subito tutto quanto nella sfocatura, mentre a F22, esponendo correttamente, quindi portandolo quasi ad un secondo il tempo di scatto, vedo che tutto quanto comincia a essere messo a fuoco. Non riesco a mettere a fuoco perfettamente fino alla fine della chitarra, ma questa volta già riesco a vedere bene com'è fatta la chitarra fino alla fine. Questo ci fa capire che i valori di F modificano l'esposizione, quindi quanta luce c'è nella nostra fotografia e la profondità di campo. La profondità di campo quindi è il campo nitido che c'è davanti e dietro alla nostra linea di fuoco. Fate conto se voi state mettendo a fuoco ad esempio la mia reflex, avete la profondità di campo che va qui davanti e dietro alla vostra linea di fuoco che attraversa la mia reflex. Adesso, se voi andaste a un F1.4 come la prima foto fatta per la chitarra di questa serie, la profondità di campo sarebbe molto stretta, è una parte molto piccola, quindi vedreste magari soltanto alcuni particolari della reflex messi a fuoco. Ma già io che sono un po' dietro alla reflex non sarei più messo a fuoco, sarei tutto sfocato. Al contrario, se andassi a F22, sia davanti che dietro, la profondità di campo sarebbe più larga, quindi l'area nitida della mia fotografia sarebbe molto più ampia, quindi sarei messo a fuoco io, sarebbe messo a fuoco, sarebbe messo a fuoco la mia reflex, il tavolo sarebbe ben messo a fuoco e anche dietro la parete sarebbe messa a fuoco. Questo ci fa il cambio di valore di F e quindi ci torna utile rispetto a che cosa dobbiamo fare con le nostre fotografie. Se io volessi per esempio fare una fotografia a questa chitarra per metterla su eBay, per un annuncio su eBay, non la farei a F1.4, in quanto a F1.4 non avrei dettagli, la gente che vede la mia fotografia neanche riuscirebbe bene a capire che cosa sto proponendo come oggetto da vendere. Mentre se io volessi fare ad esempio un ritratto a una persona all'esterno, in mezzo alla natura, facciamo conto, del volto soprattutto, è bello come effetto usare un valore di F basso, tipo 2.8, in modo che il volto della persona che ho davanti è ben messo a fuoco, ma già tutto quanto il fondale è sfocato e quindi risalta bene la persona che sto fotografando. Altre cose influenzano la profondità di campo, che sono la distanza tra obiettivo e soggetto e la lunghezza focale utilizzata. Parleremo nel dettaglio di profondità di campo sotto questi due aspetti in un prossimo video, e dove cercherò appunto di uscire fuori anche dal set per cercare di fare fotografie direttamente dimostrando con questo esempio, ad esempio, di una foto di una persona in mezzo alla natura con uno sfondo più interessante. E un'ultima cosa velocissima che dico riguardo all'F è quando compriamo un obiettivo, vediamo che ci sono i valori di lunghezza focale, in questo caso 17-85 mm, sono seguiti, poi seguono poi un valore con scritto 1, 2 punti, 4-5.6 nel mio caso. 4-5.6 indicano la mia apertura del diaframma minimo, il valore di apertura del diaframma minimo. Quindi questo obiettivo a 17 mm è
4 come F minimo. Se vado, comincio a zoomare e l'apertura del diaframma si restringe un po', quindi aumenta un po' il mio valore di diaframma minimo e vado su 5.6. Quindi quando compriamo uno zoom, i due valori che vengono segnalati come F sono i due valori minimi alla lunghezza focale minima e alle lunghezze focali successive. Per quanto riguarda invece un obiettivo come questo che è il 50 mm, qui ho scritto 50 mm, 1, 2 punti, 1.4, in quanto io con questo obiettivo posso stare soltanto a 50 mm e so che il valore di F minimo che posso usare per questo obiettivo è 1.4. Per questo episodio è tutto quanto, grazie per avermi seguito.